Guardate, guardate, seconda manche di qualificazione per quanto riguarda la Super KF. Guardate Nyck de Vries dov'è. Abbiamo visto una partenza davvero tribolata per il giovane talento olandese della Chiesa Corse, Telaio Zanardi, motore Parilla, lo ricordiamo sempre. L'uomo che deve battere invece il leader della classifica, Armand Converse, che tra l'altro è anche il leader di questa gara al momento, quando ci avviciniamo sul rettilineo di partenza arrivo per la procedura di partenza. Semaforo rosso, semaforo rosso, semaforo che si spegne, righe, fila che si rompono e Converse rimane davanti mentre De Vries riesce in ogni caso a perdere delle posizioni e a rimanere attardato, quindi tutto da rifare, rimonta tutta da rifare per Nyck de Vries. Che dramma sportivo per quanto riguarda l'olandesino in lizza ancora per il campionato. A questo punto si fa davvero dura perché Converse lì davanti indisturbato con dietro un vecchio animalo come Marco Ardigò, un pilota sempre temibile da avere alle spalle, mentre Nyck de Vries lo vediamo alla fine del primo serpentone in una posizione davvero arretrata e comunque impossibile. È impossibile recuperare in tempi brevi le 15 posizioni che lo dividono, adesso 14 perché era in sedicesima posizione, ora in quindicesima, quindi 14 avversari davanti da recuperare. Si infila all'interno di un compagno di colori che non gli lascia spazio, ma ora sì, infilata per Nyck de Vries, mentre Armand Converse e Marco Ardigò rimangono lì davanti. Nyck de Vries, vediamo, seguiamo la sua rimonta alle spalle di un CRG che gli lascia letteralmente strada e guadagna un'altra piazza all'olandesino, mentre Ardigò e Converse hanno preso e se ne stanno andando in terza posizione. Vediamo invece Flavio Camponeschi che ben ha fatto anche nella manche precedente, è venuto fuori verso la fine, poi Sauro Cesetti, Gary Kett e poi, se non sbaglio, quel Ben Cooper che partiva in seconda posizione ma è stato un po' schiaffeggiato dagli avversari, schiaffeggiato chiaramente in senso figurato, ed è stato rimesso in seconda, terza, quarta, quinta, sesta posizione. In settima piazza troviamo Coco Kozlinski e in ottavo un bravo Simo Puaca che sta cercando di raddrizzare un weekend totalmente storto. Poi Groman in nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo Nyck de Vries, quindi ancora attardato, evidentemente ha avuto qualche contatto perché si ritrova di nuovo alle spalle del suo compagno di squadra che precedentemente aveva superato. Quindi Nyck de Vries con una tuta I love karting, una divisa e anche delle nuove grafiche speciali per l'occasione, che evidentemente non portano poi così tanta fortuna al pilotino olandese, mentre Ardigò dà da pensare perché stavolta non si stacca, Gabrio, dalle spalle di Armand Converse. Armand Converse che continua a girarsi indietro per vedere dov'è il casco tricolore, il kart tricolore dominato dal verde classico Tony Kart. Armand Converse che adesso ha davvero nella schiena, se possiamo, Marco Ardigò, due volte campione del mondo, vincitore già del titolo WSK. Adesso Marco Ardigò ha la possibilità di giocarsi una manche che poco vuol dire, ma ha ancora la possibilità di giocarsi il titolo nonostante sia decisamente lontano rispetto in classifica, chiaramente, rispetto a quell'Armand Converse e a quel Nyck de Vries che sono 20 e rispettivamente 40, 50 punti davanti e 20 punti davanti appunto all'italiano. Comunque Ardigò non demorde, mentre molla un attimo l'osso Flavio Camponeschi che si fa scavalcare dal bravissimo e inossidabile Sauro Cesetti. È bello vedere che un pilota comunque non più giovanissimo è sempre in grado, come Sauro appunto, è sempre in grado di tenere a bada i giovincelli che arrivano nel paddock della WSK e soprattutto riesce a tenere alta bandiera, la bandiera della Birel Motorsport, che quest'anno esordisce anche con i motori BMB.
E se davanti nulla è cambiato qui nel serpentone di piloti che va dalla terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima posizione, se chiamiamo dentro anche Nyck de Vries, tutto è cambiato perché Sauro Cesetti ha iniziato a perdere posizioni, probabilmente un problema per lui. Si sono infilati Flavio Camponeschi e Gary Kett, che adesso si scambiano le posizioni, quindi Gary Kett, se non vedo male, lì lontano è terzo, poi Camponeschi quarto, ma soprattutto a stupire è quel Simo Puacca che adesso attacca Camponeschi e si porta in quarta piazza. Simo Puacca che fino ad oggi in tutto il campionato non aveva dato l'idea di poter battagliare per le prime posizioni, forse anche per una serie di sfortune capitategli nelle fasi di prova, di qualifica, che poi hanno un po' compromesso il procedere di tutto il weekend, un po' del materiale ancora tutto da sviluppare per questa scuderia PCR rinnovata proprio quest'anno sotto le direttive di Cesare Speranza. Sicuramente però Simo Puacca in quarta posizione, pilota scuderia PCR, fa piacere lì davanti. Adesso forse ci sarà anche il sorpasso per agguantare la terza piazza che potrà garantirgli la partenza in terza posizione nell'ultima delle tre manche in gioco quest'oggi. Infatti terza posizione che viene presa dal kart giallo-nero-oro del finlandese della scuderia PCR motorizzata TM Ufficiali, quindi Ciccio TM, Franco Drudi, che finalmente si toglie qualche soddisfazione di gusto anche in questa categoria oltre che nella KZ. Non che gli siano mancati in passato, ma evidentemente quest'anno è stato un anno di rodaggio dopo la nuova omologa e dopo appunto il rientro della PCR in grande stile. Come dicevamo, in quarta posizione Gary Kett, poi Coco Kozlinski che ha scavalcato Camponeschi, Ben Cooper che non è mai entrato in gara in questa seconda manche, e poi ancora Zdeněk Groman, il bravissimo pilota della Repubblica Ceca, e alla fine, guardatelo qua, Nyck de Vries, che a quanto pare sta girando su tempi incredibili. Quando ormai manca un giro possono togliersi l'ospizio di rubare la posizione a Zdeněk Groman, che si trova non in seconda, non in terza, non in quarta, non in quinta, non in sesta, non in settima, ma in ottava posizione. Infatti Nyck de Vries passa in ottava piazza, là in fondo, sorpasso pulito, limpido, cristallino, lo vedete il kart Total White che adesso affronta a distanza rispetto al serpentone di piloti che lo precede la parte centrale del circuito. Si lancia anche lui nel curvone di destra che porta sul rettilineo del paddock, che poi giù dritti fino al tornante, che adesso viene affrontato da Simo Puacca, poi Gary Kett nell'ordine, Coco Kozlinski, Flavio Camponeschi, Ben Cooper che forse tenterà l'attacco, no, non ce n'è, e poi appunto Nyck de Vries in ottava posizione. Vediamo se Nyck riesce a dare un dispiacere a qualcuno nell'ultima curva, mentre Ben Cooper sta litigando con Camponeschi. Vedremo se qualcuno riesce a infilarsi e a rubare una posizione all'ultimo. Nulla da fare, posizione congelata per il finale con al di fuori della vittoria di Armand Converse e del secondo posto di Marco Arnigo, che forse nella parte centrale della gara ha mollato un po' le redini dei propri cavalli, del proprio Vortex. C'è da festeggiare, se vogliamo, una bella terza posizione in Simo Puacca PCR, scuderia PCR TM, finalmente di nuovo al vertice dopo qualche mese, anno di purgatorio. Buona metà, per una buona metà di gara.